Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione di Sassuolo Oggi TG. Nuovo DASP urbano emesso dalla polizia locale ancora una volta durante il mercato settimanale. Gli agenti hanno emesso il provvedimento nei confronti di una donna per aver impedito la libera fruizione e accessibilità dei luoghi pubblici importunando i fruitori del mercato. Anche quest'anno la Croce Rossa organizza la vendita di panettoni solidali artigianali. I dolci costeranno 15 euro e il ricavato sarà devoluto all'acquisto di un pulmino per trasporto disabili. Per prenotare un panettone acquistabile in piazza Garibaldi, nella casa CRI di via Menocchio, al mercatino di Natale di Montegibbio, telefonare a Francesco Marino al numero 340 135 3027. In alternativa scrivere all'indirizzo email francesco.marino@emiliaromagna.cri.it. Sarà inaugurata giovedì 8 dicembre alle 11.45 in occasione delle celebrazioni dell'Immacolata Concezione un'installazione dedicata alla storia del teatro Carani. L'installazione offerta dall'amministrazione e dalla Proloco sarà composta da pannelli che ricorderanno i momenti più prestigiosi che hanno scritto la storia culturale del teatro e della città. Sabato lo storico d'arte Luca Silingardi terrà un incontro dal titolo La città specchiata, il cimitero monumentale di San Prospero. La visita guidata è incentrata sul cimitero monumentale cittadino ed ingresso libero e gratuito ed inizierà alle 10. E ora passiamo allo sport. Torna alla vittoria la BSC Materials Sassuolo che nel fine settimana ha incontrato tra le mura amiche Club Italia. I dettagli nel nostro servizio. Mister, allora una vittoria che come tutte le vittorie fa bene alla classifica, ma questa forse soprattutto al morale. Sì, ne avevamo molto bisogno perché purtroppo per vari motivi non è stato un buon periodo. Come l'avevo già accennato un mese fa che non eravamo in un buon momento per tanti motivi, fisici, tecnici, avevamo un po' abbassato il livello. Siamo rimessi a lavorare da una settimana, bene, come si deve, nonostante le assenze e gli infortuni, ma quelle che c'erano abbiamo spinto tutto quello che potevamo e ho chiesto loro di non tanto pensare alla gara, ma di spingere, perché abbiamo bisogno di essere aggressivi e lucidi, per cui noi dobbiamo spingere tutto quello che riusciamo. A parte il secondo set, una gara quasi in controllo sempre, no? Sì. Sì, come dico, finché abbiamo cercato di dominare, nel senso che ogni azione la giocavamo al massimo, siamo stati bravi. Quei piccoli cali che ci sono capitati nelle ultime tre gare, che poi non abbiamo demeritato, ma non eravamo così aggressivi, così lucidi, cominciavano a costare cari e magari sul morale poteva un po' influire. Questa è una squadra difficilissima perché è una squadra fisicamente fortissima e senza pensieri, per cui giocano alla morte, hanno sempre fatto le gran partite. E la temevo molto, mi è piaciuto proprio il fatto di siamo stati lì, abbiamo recuperato e abbiamo capito che noi abbiamo bisogno di essere intensi, anche se le cose vanno male noi dobbiamo spingere ad essere intensi. Per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per essere stati insieme a noi e vi diamo appuntamento come sempre a domani, buona serata.